Bello complicato. Racconto un po' di storia, cerco di sintetizzarla molto perché nel giro di 6 anni è successo di tutto e di più. Diciamo che siamo partiti con un progetto di grani antichi, da dove? Parto da un progetto che, dico la verità, ho copiato spudoratamente dalla Toscana. Fatto delle esperienze in Toscana, delle esperienze che erano sponsorizzate dalla regione toscana e dall'università. Faccio delle esperienze in forno, vedo che le cose funzionano, vedo che i progetti stanno funzionando con gli agricoltori, decido di provare a risviluppare tale progetto in Friuli. Una cosa, dimenticavo una cosa, Guido è un tecnologo alimentare, per cui è un esperto, una tecnica, sì, di trasformazione industriale. Quindi prendo quelli che sono questi cereali che venivano sviluppati in Toscana, seleziono quelli che erano in cereali insieme a un professore universitario che mi dà una mano a capire quelli che potevano funzionare meglio qua in Friuli, li porto qua in Friuli e da lì nel giro di 3 anni con prima un agricoltore, poi 4 agricoltori, poi siamo arrivati a 12 agricoltori, abbiamo prima creato un'associazione e dopo un anno dell'associazione abbiamo creato una cooperativa. Quindi siamo passati in pochissimo tempo a cercare di creare una struttura che funzionasse, perché il problema qual è? Numeri piccoli sono molto difficilmente gestibili, questo è uno dei problemi che ci sono a livello di sviluppo di impresa, sviluppo aziendale. Cerchiamo di trovare un numero che sia discretamente gestibile, quindi unendo più aziende, quindi a un certo punto avevamo 12 aziende in cooperativa e iniziamo a fare un discreto sviluppo di prodotti. Questo facendo cosa? Cercando di fare in modo di unire tutte le persone specifiche in un dato settore. Quindi il centro di stoccaggio, 1. I vari agricoltori che producono, 2. Il mulino che trasforma, 3. Tutta la serie di panificatori che trasformano e producono i prodotti specifici, 4. Il pastaio che fa una pasta specifica, 5. Iniziamo a mettere e costruire delle reti. Quindi come cooperativa iniziamo a costruire tutta una serie di reti. Portiamo avanti quello che è il progetto e però iniziamo ad avere delle difficoltà. Difficoltà, parliamoci chiaro, economiche, perché alla fine l'impresa ha quell'obiettivo lì. Noi si voleva fare qualcosa di diverso, qualcosa che valorizzasse il territorio, qualcosa che fosse nutrizionalmente una bomba, permettetemi il termine, cioè qualcosa che fosse veramente salutare, bello, buono, sano, territoriale, però piace a livello di comunicazione, a livello di consumo, non così tanto, perché parliamoci chiaro, in quanto siamo qua che andiamo a acquistare il prodotto tramite il gas, andiamo ad acquistarlo dal signore che sta producendo, pochissimi, ancora la gente è abituata ad andare nel panificio del paese, dove il panificio del paese non ha voglia di rompersi le scatole, non ha voglia di utilizzare o di lavorare un prodotto troppo complicato, utilizza ancora quei prodotti che costano poco e sono facili da utilizzare e iniziano ad esserci più problemi. Altro problema è che nella grande distribuzione diventa difficile entrare e quando ci entri il tuo prodotto è fuori mercato. E questo è un altro problema. Io ogni tanto mi incavolo con i miei stessi amici, no? Con quelli della mia compagnia, perché abbiamo 30 anni, sono tutti in coppia, io cerco di andare a acquistare e dare valore a quelle aziende, no? che lavorano sul territorio, magari mangio meno, però mangio di qualità, sono sempre sazio. C'è qualcuno che invece continua ad andare a prendere tutti i prodotti all'Eurospin e a sentirsi figo perché ha speso 60 centesimi per prendere una passata di pomodoro. Quanto sono costati quei pomodori? Nulla. Stiamo andando a fare gara a ribasso e contro ribasso. Questo è il problema. Questo è il problema, che continua a essere agevolato questa tipologia di lavoro. Il problema è che continuiamo a farci la guerra tra piccole aziende agricole in una regione di 1.200.000 abitanti. Quanti siamo? Nulla. Io dopo arrivo pian piano nello sviluppo di perché ho dovuto andare a chiudere. Cosa produce? Adesso ci arrivo, dico da dove siamo iniziati e le problematiche, no? Che ci sono. Perché è importante capire poi i problemi, cercare di capire poi come bisogna cercare di superarli anche, no? Allora, iniziamo a scontrarci contro questo che è il mercato, ma d'altronde se noi sviluppiamo
realtà che vogliono dare valore, vogliono rimanere su questo territorio e dare valore a questo territorio, dobbiamo rimanere anche sul mercato, perché dobbiamo vivere. Letteralmente dobbiamo vivere. Noi siamo partiti facendo un progetto di soli grani antichi, quindi solo grano tenero che veniva coltivato prima, diciamo, della rivoluzione verde italiana, quindi prima del 1950, che avevano un'enorme rusticità, e avevano la capacità di poter resistere e adattarsi ai vari cambiamenti climatici, e lo stiamo vedendo anche adesso, e soprattutto che avevano bisogno di pochissimi input agronomici. Ed era un prodotto, ed è un prodotto, che a livello nutrizionale è veramente, a livello di grano tenero, il top. E quando dico top significa che questi sono anche il motivo per la quale noi fino a 30 anni fa non avevamo quei problemi di intolleranze che abbiamo adesso. Perché? Perché quando siamo andati a modificare il frumento, l'abbiamo modificato perché volevamo avere più produttività, più capacità di trasformazione, quindi vado a mangiarmi la pizza, io voglio l'alveolo bello grande così, il pane bello soffice, 50 grammi di pane deve essere una pagnoccona così. Il pane 60 anni fa, 70 anni fa, non era così, ma era quello che ci aveva permesso di svilupparci nei secoli. Bene, noi a un certo punto volevamo qualcosa di migliore, più tecnologico, più produttivo. Quando siamo andati a modificarlo, chi l'ha studiato, gente, che meno male c'era un po' quello che facevo io, che mi divertivo con i batteri all'università, non l'ha fatto con cattiveria. Ma quando tu vai a mettere mani sui genomi, quando tu vai a toccare alcuni aspetti, sai dove vai, ma non sai cosa potrebbe succedere dall'altra parte. Ed è quello che è successo, ci sono state tutta una serie di modifiche che hanno portato ad avere delle glutenine che hanno degli epitopi tossici in contenuti più alti, bla bla, non sto a fumiarvi con discorsi troppo complicati, però che a un certo punto vi creano delle infiammazioni ai vari intestini. Ora, c'è chi ha meno problemi? Sì, c'è chi lo punzecchi e non ti reagisce, c'è chi lo punzecchi una volta, si gira e ti tira un pugno in faccia. Ecco, questo è quello che fa il nostro organismo. Chi ha una forte intolleranza è quello che si gira e ti tira un pugno in faccia quando trova degli epitopi tossici che gli danno fastidio. C'è qualcuno che non si gira. Geneticamente noi siamo tutti predisposti all'intolleranza, questo è un'evidenza scientifica. Quindi, realizziamo questo prodotto bello, buono, interessante, come il discorso della pezzata rossa? Forse non siamo abbastanza bravi a comunicarlo? Forse non abbiamo abbastanza fondi per comunicarlo, che era uno dei problemi, siamo partiti da 12 soci e 10.000 euro di capitale sociale e non siamo riusciti a un certo punto a fare lo step successivo. Siamo arrivati a un certo punto dove l'azienda funzionava, però le aziende agricole ti dicevano Guido, a me piace continuare a fare questo, ma io devo far reddito. Guido, a me piace quello che stiamo facendo, però non posso aspettare i soldi un anno. Guido, a me piace tutto questo, però sai, se paghiamo quello che ci fa un po' di comunicazione, io non... vuol dire che al posto di prendere 50 euro al quintale, prendo 40 euro al quintale. Sai Guido, forse mi conviene tornare a fare quello che facevo prima. Allora tu dici, boh, perfetto, ma guardiamo l'andamento. Da 10.000 euro di capitale sociale in 3 anni siamo arrivati a fare circa, il terzo anno facevamo 160.000 euro di fatturato. Un lavoratore, io e loro gli altri produttori, cioè da zero. Mettiamoci qualcosa, investiamo, costruiamo qualcosa assieme. No, io non me la sento. Perfetto, sai capite cosa facciamo? C'è un problema. Nella vita bisogna trovare soluzioni alternative. Quello che abbiamo fatto è fare un passo indietro, dire ragazzi, ristrutturiamoci, capiamo quello che non funziona. Quello che non funzionava era, non eravamo appetibili abbastanza per il panificatore, troviamo delle soluzioni per rendere più appetibile il panificatore il prodotto.
troviamo delle soluzioni per migliorare la logistica, la distribuzione, non avere più ritardi nella distribuzione. Un grosso problema per la quale non funzionano tante volte i rapporti con il supermercato, il negozio di paese, è che loro si aspettano la logistica che sono abituati ad avere con l'azienda da dove si forniscono prima. E lo stesso problema ce l'abbiamo noi consumatori, perché ci stiamo abituando ad Amazon che ci consegna il giorno dopo. E quando uno ti viene a consegnare una settimana dopo, ti prudono le dita. E questo è un problema. E lo dico sinceramente, lavoro anche per un altro mulino in Veneto, dove facciamo degli ottimi prodotti, e sono solo biologici, solo di filiera, solo fatti in una certa maniera. I nostri consumatori sono solo persone iperattente e che capiscono la filiera. Ma se il prodotto ritarda di 3 giorni, ti arrivano le mail. Se sbagli di mandare 1 chilo di farina, ti arriva una mail e ti fanno una testa così. E siamo abituati ad altro. Abbiamo altri standard. E noi piccole aziende, mi dispiace dirlo, dobbiamo unirci, iniziare a creare reti e fare in modo che anche la regione o gli enti capiscono che non possono cacciare i soldi lì e dire arrangiatevi voi a fare rete. No, serve una progettualità fatta in un certo modo per fare rete. Costruire reti dove noi tutti assieme possiamo creare dei sistemi che soddisfino le richieste dei clienti. Facciamo prodotti diversi, particolari, diamogli valore, ma dobbiamo mantenere gli standard del mercato, che ormai sono questi. Se noi ci abbassiamo, è bello parlare di crescita felice, ma nessuno la vuole. Questo è il problema. Allora cosa succede? Quando ci troviamo davanti a questo, non tutti i soci, perché qualcuno poi si è allontanato, ma chi aveva creduto fin dall'inizio del progetto ha continuato in questo percorso e abbiamo deciso di unirsi con uno di quelli che erano i nostri clienti, Molino Parsello di Fagagna. All'inizio gli vendevamo la farina, producevamo la farina e gliela vendevamo. A un certo punto lui ha detto: oh Guido, il tuo progetto a me piace, io ci credo, trovo un sistema di andare a recuperare dei fondi per poter sostenere questo progetto e metterci dei capitali, e ci credo in un progetto triennale e vediamo come va. Struttura di impresa. Struttura di impresa agricola, questo progetto non lo fa. L'impresa ti dice: io ci credo in 3 anni, se ci perdo, oh, è una botta, ma se va, ho qualcosa di buono. E quello che ha fatto ha creduto in noi, ha creduto in un gruppo di 6 agricoltori che erano rimasti, che adesso sono diventati nuovamente 20 agricoltori, perché adesso andiamo a produrre su 25 ettari di grani antichi, 5 ettari di farro, abbiamo 10 ettari che andiamo in mais. Abbiamo altri 10 ettari che andiamo a grano tenero, che dopo vi spiegherò come sono evolute le cose. Quindi abbiamo un gruppo di circa 60 ettari, 50 dai, 50 ettari in produzione. Biologico? Lavoriamo sia in biologico, sia quello che possiamo definire sostenibile, che è lo stesso metodo del biologico, soltanto per alcune aziende agricole, non potendosi permettere di sostenere quelli che sono i costi, le certificazioni del biologico, lavorano senza la certificazione. Dividiamo i 2 prodotti, con uno facciamo un prodotto che è quello delle aziende non biologiche, un po' più dedicato al panificatore finale, al panificatore che ha bisogno di una tipologia di prodotto, che quindi gliela vado a ricalibrare. Con cosa? In questo caso vado a prendere un grano tenero, sempre friulano, sempre biologico, però in questo caso moderno, perché avevo la necessità di andare incontro alle richieste del mercato. Il mio mercato era anche il panificatore, era anche il consumatore che voleva un prodotto buono, che gli desse l'idea di sano. Non è sano come i grani antichi, ma i grani antichi vengono bassi, vengono compatti, hanno 110 di W, neanche il biscottiero più c'è quella forza lì nelle farine, non è più accettato. Quindi il panificatore ha bisogno di qualcosa in più, allora prendo i grani antichi che hanno 110, li unisco con un grano moderno, biologico, che bene o male mi fa un 260, ottengo un 180 di W, macinato a pietra, fatto con tutti i crismi, che vado incontro alle richieste del mio panificatore.
Il W è la forza della farina, cioè quella capacità che dopo ha la farina di trattenere i gas durante la fase di lievitazione e di cottura. Perché abbiamo bisogno di un po' di bollo, abbiamo bisogno di un pane che sia un po' più leggero. Quindi abbiamo la necessità ogni tot di riadattarci. E vi dirò una cosa in più, io oggi ero in mulino e stavo rianalizzando tutti i volumi, tutti i costi, tutte le cose degli andamenti, è un lavoro che sto facendo l'ultima settimana, tutti gli andamenti dei consumi, da chi è stato venduto, come è stato venduto, perché è stato venduto, come sta andando, come sta uscendo, per capire cosa? Semplicemente per capire come devo andare a riadattare entro settembre tutta la linea dei prodotti. Perché? Perché 2019, 2020, 2021 sono stati degli anni diversi. Adesso ci sono nuove richieste. E il mercato ti cambia così. E se noi stiamo fermi, come piccole aziende, siamo morti. Perché quelli più grossi di noi hanno più appeal, hanno più marketing, hanno più attenzione. Se noi non riusciamo a essere un po' vicini anche alla volontà dei nostri consumatori finali, siamo morti. Noi abbiamo necessità di unirci. Questa è la realtà. L'analisi che tu hai detto, alla fine tu dai delle indicazioni agli agricoltori di cosa seminare? Sia di come seminare, sia, io lavoro su tutta la filiera, diciamo quel termine che io odio, ma che adesso funziona tanto in maniera verticale, no? Io parto da agricoltore, passo per il centro di raccolta, passo per il mulino, passo per l'azienda commerciale, arrivo al panificatore e cerco, come questa sera, di comunicare con il consumatore, no? Lavoro in maniera molto verticale. Perché? Perché mi permette di riorganizzarla, no? Di riadattarla. Allora, l'agricoltore il prossimo anno sappiamo che abbiamo in cascina un bel quantitativo di grani antichi, quindi ridurrò quella che è la produzione dei grani antichi. Aumenterò quella che è la produzione notoriamente del grano tenero. Dovrò aumentare, trovando nuovi agricoltori in qualche nuova forma, per la produzione di mais rosso antico, che sempre meno agricoltori mi semineranno. Nonostante, sta parlando che, ok, produce circa un quarto rispetto all'altro, viene remunerato 6 volte tanto. Quando voi comprate una polenta, in questo caso un mulino parcello, ma di rosso antico, e ha un certo prezzo, è perché si parte da una materia prima che non l'hai pagata 13 euro al quintale. Tu all'agricoltore, quest'anno la pagheranno un'altra cifra, va bene, ma tu la vai a pagare, probabilmente noi quest'anno pagheremo 1,20 euro al quintale, quando il mercato te la remunera 20. Queste sono le differenze, no? Però fai prodotti di nicchia, prodotti che hanno un certo tipo di gusto, un certo tipo di valore, un certo tipo. Poi sta a noi, dico la verità, essere bravi a comunicare cos'è il prodotto che stiamo dando. Perché se non lo comunichiamo, non vale nulla, vale zero. Possiamo fare il più buon prodotto del mondo, ma vale zero. E le aziende agricole, mi dispiace dirlo, attualmente quelle sotto i 30-40 ettari, che fanno, togliamo chi fa vigneto, barbattello, cosa del genere, chi fa seminativo, ora fanno fatica a stare in piedi, non stanno in piedi, se non stanno in piedi per contributi statali o europei, a quello che è. Bisogna fare in modo che queste aziende si mettano assieme, non con la cooperativa come sono gestite adesso le cooperative, ma come se fossero un'unica entità imprenditoriale dove c'è un'organizzazione, una struttura e delle indicazioni e una parte di mercato per valorizzare adeguatamente quello che è il prodotto. Ricordo che il mulino parcello, dicevi, c'è un accordo per cui pagano un tot se hanno acquistato qualità. C'è un accordo a monte, diciamo. Diciamo che noi iniziamo prima ancora della semina, cioè tu prima della semina non è che aspetti quelli che sono gli andamenti di mercato, quindi dici guarda, mi semini questo prodotto qua ha questo valore, a prescindere dai valori di mercato. Poi ok, ci sono delle clausole per le quali se il mercato va su più del 15%, se non sbaglio, tu
tu riconosci dei punti percentuali in modo tale di essere sempre in proporzione su quello che è il mercato. Per cui se il mercato va su, anche il tuo valore dei 50-60 euro al quintale quest'anno per il grano tenero, probabilmente diventerà un 65, perché il mercato del grano va su anche il tuo in proporzione. Se no, diventa problema che l'agricoltore dice, eh no, quest'anno la soia rende tantissimo. Col cavolo che ti metto prodotto salutare, buono, ecosostenibile, ecocompatibile, perché la soia quest'anno rende. Mi dispiace dirlo. Possiamo fare tanta filosofia, ma quando arriviamo nelle aziende agricole, io mi sono scontrato, sono partito con una passione che metà bastava. Mi hanno segato le gambe, mi hanno preso la testa, me l'hanno messa ancora un po' nella fogna e mi hanno detto questa è la realtà. E già tanto che poi ho trovato le persone valide che mi hanno detto ascolta Guido, tirti su e andiamo avanti. Perché più di qualcuno mi ha preso, mi ha segato le gambe e mi ha messo lì per terra. Ancora un po' prova che mi passasse sopra col trattore. Scusa, ma il mulino per sello e dopo un altro mulino più bello? Perché? Perché il mulino per sello è un mulino specializzato per la macinazione del mais. È friulano, credeva in questo progetto, ma non aveva il mulino per macinare a pietra e grano tenero. Un mulino in Veneto, mulino Terre Vive, aveva il mulino a pietra, non aveva le filiere, e quello che si è fatto è stato unire la capacità molitoria di un gran professionista del mulino Terre Vive in Veneto con l'altra capacità del mulino Terre Vive. Ad oggi non abbiamo più soltanto il mulino Terre Vive e il mulino Parcello, abbiamo inserito un altro componente che è il mulino Volpato. Ho dovuto andare ancora più in là. E mi dispiace dirlo, in Friuli non ho trovato un mulino a cilindri che avevo voluto parlare, mulino Moras, tanto marketing, non ha voluto minimamente parlare con noi, mulino Pordenone troppo grande per prenderci in considerazione, grandi mulini italiani, non stiamo a parlarne, e quindi a mulino a cilindri siamo passati in Veneto, abbiamo trovato un ottimo mulino che ci ha dato ascolto, ha deciso di, credendo nel nostro progetto, di certificarsi bio, quindi passato dalla convenzionale adesso è certificato biologico, e ci fa la macinazione dei grani teneri per fare una farina zero. Quindi adesso abbiamo tre mulini che dialogano tra di loro, si confrontano tra di loro e si scambiano le materie prime. E non basta. Adesso questi tre mulini che prima andavano in concorrenza, attualmente uno compra il prodotto dell'altro per andare in rivendita e l'altro compra il mulino dell'altro per andare in rivendita. Ed è bastato cercare di farli dialogare con un po' di passione. E adesso forse andremo ad aggiungere anche un altro mulino ancora. Con un semplice dialogo e cercare di, oh, ma serve che ci facciamo concorrenza tra poveri? Perché stiamo parlando di filiere. La filiera della farina è una filiera povera. Ma veramente povera, lavori a margini di centesimi. Quando tu vai da un panificatore e gli vendi la farina, tu la stai vendendo con un ricarico di 5-10 centesimi sul prodotto. Stiamo parlando che tu vendi un bullone che lo vendi con 50 centesimi di ricarico, un bullone. Un bancale di farina, un bancale, 1000 kg di farina, un bancale, tante volte lavori sui 100 euro di ricarico. Mettici sopra il trasporto, te ne rimangono 30. Questo è il mercato delle farine. Ma la situazione adesso è cambiata, la politica, la guerra, eccetera. C'è una questione diversa, c'è una valutazione diversa di questi prodotti? Non ancora? La realtà no, perché quello che c'è scritto su quello che leggiamo sui giornali, su buona parte dei giornali, è un discorso di creare attenzione sul discorso. La realtà è che attualmente noi abbiamo ancora, in Italia siamo fortunati, noi non avremo problemi di grano. Perché? Perché abbiamo ancora i magazzini abbastanza pieni e abbiamo realtà che hanno capacità economica. Tireremo sul prezzo, questa è la realtà, cioè l'Italia come una Germania, come un'Austria, come una Francia, sono paesi ricchi. Quindi non avranno problema di arrivare da qualcuno e dirgli ascolta, ti compro grano a 20 euro più a quintale. Ne risentirà il consumatore finale.
quello che succede è che certi paesi, e quindi vai a vedere quelli che possono essere i paesi dell'Africa, quelli che possono essere l'Africa del Nord, quindi dopodiché andiamo sull'Afghanistan, andiamo sulla Siria, andiamo giù verso il Congo, la Nigeria, che acquistano veramente grande quantità, e da chi le acquistavano? Da Russia, Ucraina, l'acquistavano dalla Cina, che l'acquistava a sua volta dall'Ucraina, che non vendono più. Quindi non è verissimo il fatto che dicono che le navi sono ferme a un mese, che quindi non arriva il grano e che quindi i prezzi aumentano, cioè è tutto una... A noi non cambia nulla. No, ma in effetti è risulta che in Italia si importi il 5% del grano. Sì. E poi non importa niente. Noi non abbiamo di questi problemi. Il problema nasce quando una commodity stupida come il grano, perché vediamoci chiaro, non ha un valore infimo rispetto a tutte le altre commodity, ha un valore infimo, ma sposta gli equilibri globali, perché tu con l'India che non vende più ed era un grossissimo produttore, la Cina che si è accaparrata la grossa produzione di tutta buona parte dell'America del Sud, e ha in mano tutto, dice: sapete cosa? Io all'Africa, che ero io che glielo vendevo, non glielo do più. E quando io non glielo do più, ti metto la fame un paese. Quando io ti metto la fame un paese, dove va quel paese? Viene in Europa. E lì si creano nuove dinamiche. Da una commodity stupida come il frumento. Di cui stiamo un po' tranquilli, in Italia non avremo paura di... Oh, sì, no, ma... a manco. Frumento va in scala più del prosecco, no? In questo caso. Non varrà mai più il prosecco. In termini di geopolitica. Sì. Ma cosa, i vostri prodotti dove li si possono trovare? Noi siamo veramente cattivi, per cui ci rivolgiamo anche alla grande distribuzione per darvi l'idea. Avete un sito si può prendere? Allora, noi abbiamo sia il sito del Mulino Parcello, quindi antico Mulino Parcello, e dove si può fare lo shop online o quant'altro, lavoriamo anche noi con alcuni gas, abbiamo anche però una parte di negozietti o di alcuni, tipo i Conad, per parlarci proprio schiettamente, che sono ancora di proprietà, quindi dove si può ancora ragionare con il titolare in questo caso, che acquistano i nostri prodotti e ce li tengono a scaffale. Quindi poi lavoriamo anche con diversi forni, chiamiamo per esempio, non so, sapori del grano, produce il pane anche con i grani antichi, dal Fornero a San Vito produce il pane con i grani antichi, la cooperativa Arca a Pasiano e Pordenone produce il pane. Abbiamo diversi punti che producono il pane con i grani antichi o negozi che si possono comunque trovare sul sito. Quelli dove c'è il logo, un unico parcello, per buona parte sono tutte le realizzazioni nostre, e quelle che non sono realizzazioni nostre, l'analisi che si sta facendo oggi è perché dal prossimo anno